Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi parleremo di diavolina fatta in casa. Voglio fare una piccola premessa. Questa idea mi è venuta perché sbirciando di qua e là mi sono imbattuto nel canale di Peugeot Andy. E se non lo conoscete comunque andate a vederlo, perché è veramente un ragazzo in gamba, dà delle buone idee e buoni spunti per fare determinate cose in bushcraft. Partendo da questo, ho detto, c'è qualcosa di alternativo che posso fare alla sua idea? Se volete scoprire cosa, venite con me. Eccoci qua. Come detto nell'introduzione, io ho trovato tre metodi alternativi per fare la diavolina. Uno è questi, usando semplicemente una cosa che abbiamo tutti quanti in casa, almeno abbiamo comunque nel frigorifero di casa, il cartone delle uova. Io ormai, come vedete, questo ormai l'ho distrutto. Un altro è con della segatura, e un altro ancora con dei truccioli, ormai li ho finiti, comunque truccioli di legno. Questo è un po' difficile, più che altro lo useranno chi lavora col legno o comunque a boschi e falori eccetera. E, ci servirà della cera, che questa sicuramente avrete tutti quanti, o comunque ne avete in qualche forma, cera semplice, questa qua è la citronella, la trovate veramente a prezzi irrisori. Intanto partiamo con la prima diavolina da me proposta. Per velocizzare un po' tutto userò una piccola fiamma ossidrica e partiamo con il primo della nostra diavolina. Io per velocizzare tutto quanto ho tagliato il cartone delle uova e ho fatte tutte quante dei cubettini, anzi dei quadratini, scusate. Ok, prendiamo i nostri quadratini di cartone, sfruttiamo appunto lo stampino e andiamo a riempirlo. Pressiamo leggermente addirittura, è venuto anche troppo. Questa è una parte un po' più laboriosa, appunto, di tagliare il cartoncino delle uova rispetto all'alternativa di Peugeot, ma comunque questa è una misura un po' più consona, più simile alla stessa diavolina che comprate nei supermercati. Comunque è sempre un'alternativa di recupero della cosa che abbiamo in casa. Bene, ora prendiamo la nostra cera, spero che questa carta non mi prenda fuoco, la nostra fiamma ossidrica, sfruttiamo la cera, un lavoro molto semplice, potete farlo messo in tutto quanto. Stando attento a non bruciarci, e la versiamo sopra il nostro stampino. Vedete, ci sta tranquillamente tutta la cera appena sciolta. Sono di circa 10 grammi di cera. Ecco qua.
E la nostra diavolina è fatta, adesso basta che la lasciamo raffreddare, una volta raffreddata la togliamo dalla stampina e siamo a posto. Ho cambiato un po' il sistema perché avevo paura di bruciare la carta che avevo messo sotto, ho messo una teglia. Allora procediamo con la seconda diavolina, usiamo sempre lo stampino, togliamo la candeletta dal suo stoppino. E lo mettiamo sempre qua. Lo facciamo questa volta con la segatura. Vediamo un po'. Piccola accortezza di non pressarla troppo, perché se ho visto che pressandola troppo non riesce a assorbire bene la cera una volta colata dentro. Questo deve essere una cosa un po' superficiale. Procediamo nella stessa maniera di prima, accendiamo la fiamma sicca, facciamo la stessa cosa, non so se si riesce a vedere, sto cercando di farvi vedere, comunque semplicissimo, riempiamo lo stampo un po' alla volta perché sennò si ribalta tutto. Ecco, e anche la seconda diavolina è finita. La mettiamo da parte e lasciamo raffreddare anche questa. Per la mia terza alternativa usiamo sempre lo stampino, sempre la solita cera e ci mettiamo questa volta la segatura. Spero che mi basti perché ormai l'ho sfruttata, l'ho usata tutta quanta. Anche questa, come la segatura, cerchiamo di non pressarla troppo. Penso che così possa bastare. Appena appena, giusto per sistemarla. Come vedete. Diciamo che fra le tre che ho provato, e dopo vi metterò comunque una prova sul video, la migliore resta ancora quella col cartone, anche se con questa, con la segatura, non è assolutamente male. Mettiamo a parte. Stesso procedimento. Comunque facendo queste prove ho visto che con molti materiali
e con la cera diventano ottime diavoline. Ecco, fatto anche questo, stessa cosa, siamo a raffreddare e dopo togliamo tutto quanto dagli stampini. Eccoci qua. Una volta raffreddati, ecco qua le nostre diavoline belle fatte. Qua abbiamo quella fatta col cartone delle uova, questa qua è quella fatta con i truccioli del legno e questa qua è fatta con la segatura. Queste due qua le trovo ottime, si accendono anche velocemente e mantengono una bella fiamma. Questa invece ho visto che è più difficoltosa, vedremo se dopo riusciremo a accenderla e accendere almeno il primo colpo. Comunque tutte e tre una volta prese a fuoco sono veramente ottime diavoline, buone alternative appunto come dicevo prima per il recupero del materiale in casa. Per la prova andiamo fuori all'aria aperta. Ok, intanto prendiamo le nostre esche. Eccole qua. Queste sono quelle che avevamo fatto dentro casa. Questa è quella con il cartone. Questa qua è quella con la segatura, quella probabilmente che sarà più difficile da accendere. E questa qua invece è fatta quella con i truccioli di legno. Bene, per prima cosa andiamo a accendere questa, che è quella con la segatura. Eccola qua. Intanto faccio partire il cronometro per avere un'idea di quanto può durare. Con questo ho fatto un po' fatica a accenderlo. Vediamo questa. Questa, come vedete, è già partita. Eccolo qua. Adesso proviamo quest'altra, che è quella col cartone. Non so se riuscite a vederlo, sì. Ecco. Adesso vedremo quant'è la durata effettiva. Tanto vi faccio rivedere il cronometro, sperando che si veda. Non so se riesce a vedere. Comunque sono 1 minuto e 4 adesso. Passiamo adesso a circa 2 minuti e vedete che comunque quello col cartone ha preso subito fuoco e per bene, anche questo qua con i truccioli di legno, e quello che ha fatto un po' più fatica all'inizio ad accendersi, che è quello con la segatura, comunque anche questo. Vedete che pian piano si sta annerendo, sta prendendo mano a mano forma. Ecco qua, siamo quasi a 4 minuti e qua le fiamme ancora persistono. Si vede che quello là con la segatura in legno comunque sta già perdendo la sua efficacia in confronto con gli altri due. Dico che ancora meglio, ancora il migliore resta questo qua con il cartone delle uova. Bene, ora siamo a 7 minuti. Come vedete, quella centrale fatta con i truccioli comunque sta prendendo la sua efficacia del tutto, ormai manca poco perché si spenga. Quello col cartone invece persiste anche quello. E quello che ho fatto all'inizio più fatica, appunto quella con la segatura, una volta che ha preso fuoco, comunque persiste anche questo. Siamo a 7 minuti e mezzo. Eccoci qua, siamo quasi a 9 minuti. Ormai quello centrale si è appena spento. No, è ancora qualche rimasuglio, c'è un po' di fuoco, ma ormai è andato. E questo qua con il cartone persiste insieme a quello con la segatura.
direi buono, molto buono. Quasi 10 minuti. Siamo a 11 minuti e 40. Come vedete, anche se c'è un po' di leggera brezza, mantiene comunque il fuoco. Questo qua a destra ormai si sta spegnendo. Quello che all'inizio abbiamo fatto fatica ad accendere sta continuando a far fiamma, però sempre più fievole. A mio avviso, fra le tre prove che ho fatto, la migliore assoluta è quella col cartone. Siamo a 12 minuti. 13 minuti, quello col cartone l'ho spento, si è spento anzi, e anche quello con la segatura, anche se continua a far fiamma. Beh, comunque dico 13 minuti non è male. Possiamo fermare. 13 minuti 40. Abbiamo finito. Spero che vi sia stato utile, in modo che possiate recuperare qualcosa che avete a casa. E cos'altro dire? Spero che comunque Peugeot, giusto per correttezza, bisogna dirlo che comunque l'idea è partita appunto da un video di Peugeot, e che mi perdoni anche se ho fatto una video recensione quasi similare. Comunque, se vi è piaciuto, un bel pollice in su, e spero di rivedervi alla prossima avventura. Ciao ragazzi!